Benvenuti in Gerra. E la partenza, faccio anche pubblicità al mio locale, la partenza è qui. Allora, tante le cose mi rompe le balle perché di solito parlo troppo, però oggi bisogna presentare questo nuovo progetto. E quindi Nicola ha perso tempo, si è messo lì, si è sbattuto per cercare tutto un percorso bello per tutti, da tenere in modo, tra virgolette, permanente. E allora oggi lo andiamo a provare e poi vi diremo com'è. Quindi questo è il parcheggio e ora venite con noi che vi facciamo vedere Gerra. Gerra, il colore lo decideremo e anche sarà, la decideremo. Sarà Gerra arancione, no, rosso, verde, arancione, sì. Rosso, arancione, verde. Verde per tutti, arancione. Questo qua in teoria dovrebbe essere rosso. Quello verde. Esatto, vediamo un po' com'è, poi casomai cambiamo colore. Va bene. Non te l'ho dato, lo vuoi il percorso? Sì, cazzo. Ci fermiamo. No, io devo avere sotto controllo tutta la situazione. Dai, ci fermiamo allora lì. 9:30 siamo partiti, eh? Chiesa di San Giorgio. Il campanile. Ora imbocchiamo la ciclabile di San Giorgio. Ah sì, quella che questa qua, qua a bella, sinistra. Bella, bella, sì, sì. Vai. Questa. Non era quella lì. No, quella lì è il single track nel vicino il Nora. Ah. Amici! Buongiorno! Perché basta e gli dici buongiorno? No, perché non poi li mangi. No, perché te tagli e la metti all'inizio, no? Un saluto, non avevo salutato. No, non è vero. Costeggiamo il campo d'aviazione per poi entrare ancora sul greto del fiume, nella cava. Comunque, questo qui è Torrano. Quella là è la strada che va a Ponte dell'Olio. Ah, ok, quella solita. E la salita la iniziamo da lì, vedete le colline. Quella che abbiamo fatto l'altra volta che parte lì? Sì, bravo, bravo. Sì, è proprio quella. Il sole ti sta illuminando le rughe del tuo viso. Infatti sto prendendo il sole senza occhiali perché mi prendo l'ultima abbronzatura dell'anno. Mai trascurare. Non sei in formissima? Non ho formito male, se no. Ah. Siamo arrivati al bivio. Di me è buona. Sì. Ok, vai. Queste stagioni va bene. Cavallini della Buffalora. Il cavallo di Gossolengo. Lo stallone di Gossolengo. Comunque il Nico ha detto che vuole sudare. Niente, facciamo entrare in un sudario e io invece adesso mi spoglio perché c'è un caldo da pio. Ma la tua mantellina è elasticizzata? No, è normale, è cerata, è un'antipioggia, quindi. Ok, no, perché quando ti ho detto è elasticizzata mi hai detto dove? Sì, in che senso? Nel senso che poteva essere, non so, intendevi magari, non so, la, qua in basso, la taschina, la manica. Certo, una mantellina non è che può essere elasticizzata. Ok, a posto. Siamo interi. Guardate qui, ah che roba! È la tua potenza. Ci sono finito dentro. Allora, diciamo che sono volato via come un pirla, va bene, comunque ci sta. Ma sì, grave va bene, anche mountain bike. C'è solo quel pezzettino lì che non ci aspettavamo perché l'altra volta non era così. Probabilmente con le piogge ha portato un sassi. Sì. È stato un po'. Quasi finito il pezzo grave. Là è la discesa che dobbiamo fare. Vedete quella chiesetta là in fondo? Noi dobbiamo andare là, abbiamo il sole contro, infatti, però per farvi vedere che siamo in una discesa
al 12% più o meno, e dobbiamo andare giù in quel bucone lì per poi risalire. Vedete la strada che va su? C'è quella macchina là che sta venendo giù. Andiamo. Dobbiamo arrivare là in alto. Di sì. Cioè praticamente dice un chilometro di cose con 100 metri di dislivello. Pendenza rimanente 9% medio però. Però qua mi dà, di solito mi dà il rosso, qua addirittura è, ti dà il bordo, è un rosso scuro, quindi... Finita, sì. Non l'abbiamo neanche sentita. Ho già visto che questo giro non è per tutti. Figa, è un chilometro, l'ultimo strappo di 200 metri è al 18%, il resto comunque è tutto 14-13. Adesso noi dobbiamo scendere lì, scendi lì, andiamo giù e andiamo a valle. Perché poi dobbiamo risalire a quella chiesa lì. Allora, vedi, prossimo... Edo? Quella chiesa là dobbiamo andare. Sì. No, proprio il lattino deve passare. Un po' di boschetto. Vita di giornata che ci porterà a Gropparello. Questa qui è una salita totale di 6 km. Con pendenza media del 4. Ghialia, stai attento. Siamo quasi arrivati a Gusano. Attenzione, la città delle castagne. Gusano fatto. Gusano Milanino. Adesso andiamo sulla strada asfaltata fino a Gropparello. E lì ci beviamo una cocchina. Una cocchina con ghiaccio e limone. Ghiaccio e lime. E una bottiglietta d'acqua. E poi concludiamo in bellezza con le ultime due salitelle. Sì, salitelle, certo. Sì, due salitelle abbiamo ancora. Vedrai. Anche quella di prima era una salitella. Sì, oggi lo sai che ti stai lamentando era molto? Ma perché sono in forma. Ma... era un po' come il rumorino del Titanic, uguale. Era una salitella. A Gropparello. Penultima salita, quasi terminata. Penultima, sì. Questo paese, questo è tutto dipinto. Ci sono le storie su tutti i muri. I sette nani. Il nano. C'è Biancaneve sotto i nani. Gioco. Pifferaio. Sotto rosso. Alice. Il grillo parlante. Bene. Vediamo dopo. Qui è un peccato perché si vedrebbe tutta la pianura padana. Ora vi lascio perché voglio andare un po' in discesa. Dopo Mirandola. Qui una volta c'era una anziana che ci dava le bastonate quando passavamo. Non ce la fa oggi. No, mal di gambe. Non ce la fa. Quindi consigli questo giro ai nostri followers? No, considerazione alla fine. Noi dobbiamo poi andare là in alto e svalicare. Dove? E praticamente quello lì è l'eremo di Montezago e noi dobbiamo andare, là c'è il castello di Magnano, noi arriviamo a quella chiesa là dove c'è la gru. Ultima salita. Questa è dura, ragazzi. Questa è dura. Guarda qua fino su, è tutta rossa, comunque. Sì, ma perché anche l'asfalto è duro. Non è bordo, ma... Eccolo. Eccolo. Questo intendi. Vedete che c'è proprio la rampetta. Siamo ormai alla chiesa di Magnano. Ormai abbiamo finito anche la quinta e ultima salita. Ultima salita finita. Siamo a Magnano.
qui c'è una discesa spettacolare. Siamo a Magnano e andiamo a mangiare. E ci troviamo, andiamo a mangiare all'osteria di Case Bruciate, che non vi abbiamo ancora portato sul canale. Questo è il fantastico castello di Magnano. Ci fanno ricevimenti. Guardate il panorama. Sì, bellissimo. E questo è il panorama che vi trovate davanti in questa fantastica discesa del 15%. Si possono vedere anche le Alpi. Azienda vitivinicola di Monte Sissa, dove anch'io col bar mi fornisco del vino e del loro fantastico vino. Queste sono le loro vigne e con le colline, stupendo ragazzi, stupendo questo posto qua. Arrivati alla località Case Bruciate di Carpaneto. Le case bruciate, ho detto Edo, dove sono? Non ci sono. L'importante è che ci facciano da mangiare. Ma che possiamo distinguere. Ciao. Ci mettiamo qua? Sì, sì, rischiamo le attime. Sì, è troppo bello. Ce ne sarà una che rompe le palle. Da fossi di orario? No, c'è da parte il pane. Sedanino. Che lava giù, eh? Sì, cipollino no, perché poi mi ruga. Gli atti e il basilico. Pomodoro e basilico. Noi usiamo stile rustico. Dimmi un po' di questa trattoria qua. È venuta a scempiozzo. No, allora, boh, sì, trattoria molto tranquilla. Classica trattoria di paese, di campagna. E il salume è buono. Sì, ma io ero già venuto una volta e il menù alla domenica è diverso. C'erano tortelli, pisarei. Qua è probabilmente più menù di lavoro. Sì, mal tagliati a pomodoro basilico. O con il ragù. Però, una mangiata tranquilla, normale, niente di che. Però come conclusione di giro, oh, ci sta, non ti impesantisci. Non spendi, cosa abbiamo speso? Cioè? 35 in due, quindi è tipo menù di lavoro. Mezzo di vino, il bagnolino che è buono. Ma indebolito un po' le gambe questo bagnolino, no? Però non è che prima girassero molto, no, esatto, però queste cose hanno andato un po'. Sento un po' le gambe molli. Comunque concludiamo sicuramente con. Non riusciamo a arrivare a 1000 metri di dislivello. Amici! Ricordatevi sempre una cosa che mi sono dimenticato di dirvelo, di iscrivervi al nostro canale Telegram, dove verranno pubblicati i giri settimanali con le foto, con le tracce GPX per poterle rifare, per poter pedalare insieme a noi in qualche evento e altro. Che cosa? Niente, allora il giro di oggi si avvicina alla fine. No, però aspettiamo alla fine, dai, per fare i commenti. No, ma puoi farli, perché poi dopo arriviamo in paese e filmo solo quando siamo arrivati. Possiamo iniziare a trarre un attimino le nostre conclusioni? Allora, sì, io direi, oggi giro non easy, però io lo catalogherei nell'intermedio, colore arancione. Siamo arrivati a San Giorgio, il giro è finito. Se vi è piaciuto mettete un mi piace qui sotto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, iscrivetevi al canale Telegram, mi raccomando, e ci vediamo come sempre la prossima volta. Su questo canale, giro la vita, remember. Ciao! Ciao!